Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Spero sì. Allora, questa volta ho messo insieme ai miei fidati collaboratori che sono malati tanto quanto me, se non di più, abbiamo riempito il tavolo di tanta roba, quindi partiamo subito con questa puntata di Radar che ho un sacco di robe da farvi vedere. Diciamo che hanno cominciato ad arrivarci tutti i prodotti di Nogales, che sarebbe il brand dedicato alle minuterie da bass fishing e da spinning marino di Varivas. E in particolare delle cose molto interessanti, in particolare per fare il Gica Rig. Gica Rig, che vi mando per fare approfondimenti a vari video che ci sono online che spiegano nel dettaglio di che cosa si tratta, ma si tratta fondamentalmente di un montaggio che si usa spinning con le softbait, spinning intendo spinning e casting, con le softbait, dove il montaggio è un montaggio principalmente da fondo o che comunque può funzionare anche in caduta, adatto a tutte le softbait. È un'alternativa fondamentalmente al Tokyo Rig, al dropshot anche da un certo punto di vista, e rispetto al Texas ha delle peculiarità abbastanza specifiche e abbiamo un sacco di robetta per mettere insieme. Per esempio, sono arrivati questi ami di Hooking Master di Varivas, che hanno amo, offset, solid ring e girella. Ci sono delle versioni più light che possono essere adatte anche a pesche anche marine, per esempio nel rock fishing e compagnia bella. Ci sono delle versioni un po' più strong che possono andare bene per la spigola o per il bass. E non da meno anche una cosa molto unica di Varivas Nogales, che è un amo da walkie con l'antialga con un loop dietro, poi vi faccio vedere un dettaglio dell'amo, che permette appunto di attaccare tutti quelli che sono i piombini da Gica Rig, che sono questi simpatici piombini qui. Vediamo se riesco a farveli vedere in qualche maniera, poi li tiro fuori e vi faccio un dettaglio che si va meglio. Ma fondamentalmente questa è una figata pazzesca. Esistono in versione tungsteno e esistono in versione piombo. Se volete possiamo anche parlare del quando scegliere il tungsteno e quando il piombo anche in un'altra puntata, se volete, ma ve la faccio poi molto breve. La bellezza del Gica Rig è che ha questo piombo appeso che è sostituibile, quindi ci si può pescare, anche levarlo e pescarci spiombato, oppure agganciare questi piombetti a pendolino davanti, che danno un'azione comunque al softbait molto particolare. Sono arrivate anche le versioni degli stessi piombi Gica anche di T3, molto bellini, molto lisci. Per la scelta fra il piombo e il tungsteno ci sono tantissime considerazioni da fare, ve ne faccio una. Beh, questi sono entrambi 10 grammi. Penso che si noti la differenza in dimensione molto importante, che può essere un vantaggio del tungsteno, che è comunque molto più costoso perché costano uguale, e il piombo ce ne sono dentro 5 contro 1, per esempio. Il piombo ha più massa, è più voluminoso, quindi scende più lentamente. Il tungsteno va usato anche però quando avete magari da lanciarlo sopra un erbaio o una foglia o una ninfea, eccetera, perché il tungsteno ha capacità di scivolare e di penetrare molto più importanti rispetto al piombo. Adesso per buttarla là intanto così, dopo ne parliamo anche a seguito in maniera un pochettino più dettagliata. Che cosa ci si innesca su questi ami offset Gica Rig? Praticamente qualsiasi softbait, può essere uno shad, questa è bella perché la confezione è nuova, sprofitto, dei Rashad con la selezione di colori mista, cioè si trova nel nostro store, molto figo, tutte queste robe si trovano nel nostro store, i collegamenti li trovate sotto il video, oppure ci potete innescare qualsiasi tipo di vermone, creatura, praticamente tutte le softbait. Guardate bellina che è questa softbait che abbiamo di Berkeley, il Rib Snake. Berkeley quest'anno sta andando via a cannone, ed è diventata praticamente la ditta di softbait più venduta che abbiamo, insieme a Yamamoto, Keitec, eccetera. Parlando di esche morbide, mi vorrei spostare invece sul fatto che è arrivato un riassortimento di Mariukyu. Non so come si dice in realtà, mai saputo, Mariukyu. Quindi l'isome in particolare, in tutte le sue varianti. Diciamo che l'isome è una di quelle esche tipo il Gulp di Berkeley, ma forse anche più nella sua specifica applicazione, che sono
quasi da rendere illegali, nel senso che infatti vengono vietate in moltissime competizioni. L'unica difficoltà in questo caso qua, ad esempio, è che sono dei vermi molto sottili e molto lunghi. E poi vengono fatti in una tante varianti e bisogna trovare gli ametti giusti. Ma noi gli ametti giusti ce li abbiamo, può essere la testina, micro testina di decoy, ok, che trovate al nostro store, anche qua appena arrivato un mega di assortimento di decoy. Lynch Hook di Nogales, guardate quant'è piccino e quant'è cocchino sto amo offset. Vediamo se riesco a farvelo vedere mettendolo sul bianco. Guardatelo, questo è un amo offset bellissimo, perché pesca light game è una bomba atomica. Anche qua vi faccio qualche dettaglio. Non per ultimo, però, è stato un suggerimento di un mio dipendente che li usa, e molto bellini anche gli Ami Aberdeen. Qua veramente non si vede un caspita, però quindi vi dovrò fare un dettaglio. Gli Ami Aberdeen della serie Fusion di Berkeley. Aberdeen è quell'amo fondamentalmente a gambo lungo e dritto, perfetto per questo tipo di inneschi qua. Dopo ve li faccio vedere più nel dettaglio. Stiamo parlando di pesca marina, diciamo, e quindi... Ah, aspettate, scusate, ho dimenticato un piccolo particolare. Ci sono arrivate le canne di Reins, che sono le Agilinger, da sempre il riferimento mondiale. Una volta tra l'altro arrivavano in Italia, costavano anche parecchio, di più di quanto costano adesso. Sono il riferimento mondiale per quanto riguarda la canna da light. Questa è una canna che, se avete buttato un occhio in giro tra i vari espertoni del mondo delle canne solid, in realtà facevano anche una bellissima tubula che adesso non fanno più, però sta solid è proprio la canna di riferimento solid, nel senso la Agi. Quando vedete questo colore, questo manico, e vedete che quelle persone poi stravincono le gare di light game, è un motivo, cioè questa è una canna veramente eccezionale. Mi spiace solo che effettivamente ce n'è poche rispetto a quelle che avevamo richiesto. Bellissima canna montata in silicio, bla bla bla, eccetera eccetera, anche quella la trovate sotto. Quindi, visto che siamo sull'argomento, vi voglio anche mostrare che mi sono arrivati e sono disponibili già da un pochino questi, ma adesso ne sono arrivati in quantità un po' più grandi, i Soare, sia la versione CA4 sia la versione BB, e mentre chiacchieriamo li tiro fuori. Allora, di che cosa stiamo parlando? Queste sono gamme che nascono in Giappone. Le gamme giapponesi sono da sempre divise in BB, che rappresenta la versione, chiamiamola standard, quindi quella fatta con materiali più tradizionali. Questo è un mulinello perfetto sia per il light game, che per il trout area, che per tutte le pesche che includono diciamo delle grammature molto basse e delle trecce molto sottili. Eccolo qua, guardate che cosa non è sto mulinellino stupendo, già popolarissimo comunque, però è adatto anche all'uso marino, ha il core protect, ha l'archetto monopezzo, è adatto alle trecce più sottili, manetta avvitata sul corpo, e il BB è già una bomba atomica. Si parla di un mulinello che pesa, controllo, 200 grammi il BB, il Soare CA4, che invece è la vera novità. Che cos'ha? Che hanno tradotto questo mulinello nel materiale CA4, quindi questo mulinello dai 200 grammi, che è un peso abbastanza standard per questo tipo di mulinello, è passato ai 140 grammi, ponendosi praticamente, infatti alla manettina come il Vanquish praticamente, archetto monopezzo, tutte le meglio figate, la frizione al supporto rigido, il rotore MGL, è una piccola bomba questo mulinello. Una piccola grande bomba, ve lo faccio vedere anche dalla parte della manetta, la manettina, vedete, quella scavata in CA4 del molto simile perlomeno a quella del Vanquish. Bellissimi mulinelli, che però vi consiglio anche sempre di considerare se invece fate un uso particolarmente marino, gli ultimi rimasti dei Twin Power C2000S. Perché? Perché questo mulinello, che adesso è a un prezzo ridicolo rispetto a quello che aveva in passato, ed è una bomba di mulinello, è una bomba di mulinello, ora ve lo faccio vedere così al volo, è questo qua, chi fa trout area e chi fa light game dovrebbe svegliarsi un attimo, invece che comprare dei mulinelli a volte carini però tutta fuffa, questo ai soldi che costa è una bomba atomica.
Bene, quante cose, troppe cose. Ah beh, qui volevo anche dirvi che è sempre disponibile ed è ritornato in tante misure il nostro filo Clear Diamond. Questo è un filo che noi abbiamo fatto realizzare appositamente in nylon di origine made in Japan, è un monofilo della Torai. Il nostro scopo con questo era, noi un sacco di gente ci chiede: ho comprato il mulinello, dammi un filo. Questo è il filo che noi diamo ed è una bomba, è un filo trasparente, estremamente resistente all'abrasione, con dei carichi particolarmente alti, bobine a 150 metri. Se avete il dubbio, costa il giusto, perché costa sull'intorno dei 10 euro. L'abbiamo fatto apposta, saltando un passaggio si riesce a dare a 10 euro un filo che magari commercialmente ne varrebbe 16, 15, 16. Visto che siamo in tema marino, vi voglio far vedere una figata che però nel momento in cui l'ho messa sul banco ce n'erano ancora tanti, appena sono arrivati li hanno strafulminati, e sono le versioni dei jig, dei metal jig live, con le colorazioni live, quindi con queste colorazioni molto che imitano molto, diciamo, la preda reale di Duo e di Majorcraft. Adesso ve ne faccio vedere anche uno per tipo da vicino mentre ve ne parlo un po'. Questi sono poi disponibili nelle versioni cast, questo è il Drag Metal Cast per esempio di Duo. Che cosa si differenziano rispetto a quelli che invece sono da pesca verticale o diciamo comunque con grammature? È proprio il montaggio che è diverso. In questo caso qua è un artificiale da lanciare, infatti gli puntano un'ancoretta sul retro, vediamo se riesco a farvelo vedere perché è un po' piccolino, un'ancoretta sul retro e davanti abbiamo un assist monoamo, bellissime le colorazioni. Sull'assist monoamo c'è anche della fibra ottica, veramente veramente figo. Altrettanto fighi e molto simili sono anche quelli di Majorcraft, i jig para micro. Parliamo di jig che partono dai 3 grammi e arrivano ai 15 generalmente, no, anche i 20. Ah no, il Drag Metal Cast fa 20, 30, 40, scusate, anche. Adesso vi faccio vedere questo di Major, se viene fuori il maledetto. Però qua diciamo che la cosa figa è che, guardatevi un po' ste finiture, cosa non sono. E poi immaginate anche i bagliori che possono dare di luce. Bene, quindi Drag Metal Cast di Duo e Jig Para Micro di Majorcraft. Dato che i Metal Jig stanno andando alla grandissima, poi ne abbiamo molti altri che sono arrivati, che sono in stock, come ad esempio tutti quelli di Palms. Qua ad esempio abbiamo il Miniature Dax, ma ce ne sono molti altri nel nostro store, non dovete fare altro che divertirvi a scoprirli. Abbiamo avuto, purtroppo a causa delle problematiche anche del Covid, e che ha inflitto dei gravi colpi a molti produttori americani, una carenza delle nostre mitiche testine Zama, che adesso stiamo cercando di appunto riapprovvigionarci, ma siamo effettivamente in ritardo, anche perché sono andati via tantissimo e posso solo dire grazie per questo. Ma abbiamo delle buone alternative in casa Spro. In casa Spro abbiamo queste, che sono le micro jighead, belline, misure giuste, con un bell'amo. Queste sono un po' particolari perché sono appiattite e con l'occhietto, e a seconda del colore dell'occhio si ha la grammatura, un grammo e mezzo, due o tre. Poi abbiamo tutta la serie di testine standard, molto interessante, che riusciamo ad avere sull'amo 2 per esempio, ovvero questa dimensione qua, grammature che vanno dal 5 al 7 al 10 al 14, sempre con la stessa misura di amo. Quindi per chi cerca di innescare la stessa dimensione dell'artificiale, abbastanza magari uno shad magari piccolino, ma avere dei piombi grossi che riescono ad andare a grande profondità o a forare gli erbai, c'è una bella scelta. Oltretutto poi queste testine arrivano da dimensioni di questo tipo qua, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, non hanno dei prezzi particolarmente spropositati. Ah, e ci sono molto belle anche quelle 12.0 per chi le vuole usare con delle grossi shad, con questa tipologia di amo lungo, che sono molto rare da trovare, che sono da 30 grammi e se non sbaglio anche da 40.
per shad da 15-18 cm, insomma roba di quella tacca e di quel livello là. Detto questo, non so se ho fatto vedere tutto quello che avevo sopra il banco, ma vi invito alla prossima puntata di Radar, che questa volta sarà sul carp fishing, e poi torneremo di nuovo ancora, perché vi posso assicurare che questa non è solo che minima parte di quello che ci arriva ogni settimana. Ragazzi, statemi informissima, divertitevi, ale, ciao a tutti, seguitemi su Instagram, bye!